Allora, l'ultimo, continuiamo il ripasso sugli acciai in prospettiva della verifica. Soprattutto continuiamo queste domande che abbiamo iniziato. L'ultima volta siamo arrivati alla definizione delle tipologie di acciai esistenti, vedendo che c'era gli acciai non legati e gli acciai legati. E abbiamo visto all'interno di questa categoria che abbiamo l'acciai non legati dualità e l'acciai non legati speciali. E abbiamo visto la differenza fra questi. Abbiamo visto il campo di impiego degli acciai di qualità non legati e abbiamo visto il campo di impiego degli acciai non legati speciali. Dicendo anche che i non legati speciali avevano una caratteristica di composizione chimica e di proprietà meccanica definite che permettevano di conoscere e quindi di certificare il materiale e le sue proprietà. Quindi diciamo un impiego più chiaramente definito. Chiaro? Cioè, la differenza fra un acciaio di qualità e un acciaio speciale sta proprio nel fatto che un acciaio speciale, avendo chiaramente definito la composizione chimica e le proprietà meccaniche e tecnologiche, può essere più facilmente, come posso dire, certificato anche nella struttura dove questo viene utilizzato. Va bene? Andiamo avanti nella disamina di questo mondo e andiamo a vedere gli acciai legati. Va bene? Anche questi si suddividono, come detto, in legati di qualità e legati speciali. Allora, gli acciai legati di qualità che caratteristiche hanno? Va bene? Quindi facciamo una domanda. Ctrl C. Ok, qual è lo scopo di questi acciai? Quindi, legati di qualità. E qui è riportato, va bene? Allora, sono acciai che, come abbiamo visto, le sostanze di allegazione che vengono messe in questi acciai conferiscono all'acciaio particolari proprietà nel trattamento termico. Per esempio, aumentano la velocità critica di tempra, quindi rendono la tempra più favorevole. Chiaro? Quindi, in generale, sono destinate al trattamento di bonifica. Il trattamento di bonifica è tempra più rinvenimento. Viene fatto per conferire all'acciaio tenacità e buone caratteristiche meccaniche, cioè si cerca un compromesso tra resistenza meccanica e resilienza o tenacità. Quindi deve resistere al carico statico, ma deve resistere anche al carico dinamico. Ovviamente è un compromesso dei due. La tempra gli innalza il carico di rottura, il rinvenimento gli innalza la resilienza, ovviamente riducendo leggermente il carico di rottura. Chiaro? Se invece voglio esaltare esclusivamente il carico di rottura, rinunciando in buona parte alla resilienza, non del tutto, faccio solo la tempra, non faccio il rinvenimento. Ok? Quindi tempra più rinvenimento si chiama bonifica. Ok? Mentre in alcuni materiali, in generale, gli acciai legati hanno come punto di riferimento della parte che li lega proprio quella di esaltare i trattamenti termici. Quindi gli acciai legati vengono utilizzati proprio per avere una miglior capacità di modificare le proprie proprietà meccaniche di fronte al trattamento termico, cioè di esaltare i benefici del trattamento termico stesso. Chiaro? Quindi andiamo a scriverlo. Allora, in questo tipo di acciaio abbiamo i seguenti
Sì, però mi fa per il filo sono diretto matto, poi ti ritorno, ma fammi venire qui. Perché anche per me non è banale, Fabio, questa roba è schematizzabile. Chiaro? Allora, le sostanze di lega conferiscono all'acciaio le sostanze di lega. Allora, facciamo una cosa oggi. Facciamo prima una domanda di interdizione, va bene? Allora. Peculiarità. Peculiarità è una caratteristica particolare degli acciai legati di qualità. Degli acciai legati. Sì. Io ci sono prima Vai. del bagno. Vai. Peculiarità degli acciai legati in genere. È stata dura, Fuardi. Peculiarità degli acciai legati in genere, va bene? Essi contengono sostanze di allegazione in quantità non trascurabile. Va bene, questa è la caratteristica, che contengono sostanze di allegazione Vuol dire che contengono parecchie, più di quelle più minime. del doppio. Perché c'è un valore, abbiamo visto l'altra volta, eccoli qui, se superano questi valori minimi, basta uno, lo superi, non si può definire non legato. Va bene? Definisco. Allora, in questo tipo di acciaio abbiamo sicuramente benefici. Allora, le sostanze di lega conferiscono all'acciaio una buona capacità, cioè un miglioramento della capacità di subire in modo efficace gli effetti del trattamento termico, cioè riescono ad esaltare al massimo i benefici del trattamento termico, per esempio la velocità critica di Sempra. Va bene? Poi, altro vantaggio, lo vediamo qua. La saldabilità, va bene? Migliorano la saldabilità e le proprietà tecnologiche in generale. Migliorano la resistenza all'usura. Proprio perché una delle caratteristiche che conferisce il trattamento termico è proprio il miglioramento della durezza, tipo cementazione, triturazione, che anche queste si esaltano in base alle sostanze di lega presenti. Chiaro? Poi, altre caratteristiche permettono, attraverso sostanze di lega particolari, di controllare la dimensione del grano e quindi di conseguenza di ottenere proprietà meccaniche mirate allo scopo in base a questo. Abbiamo detto più volte che la dimensione del grano influenza fortemente le proprietà meccaniche e tecnologiche dell'acciaio. Il fatto che si possa controllare la dimensione del grano permette automaticamente di controllarne le proprietà meccaniche. Va bene? Quindi, a seconda se voglio più durezza, più resilienza, più durezza, posso attraverso il grano centrare queste proprietà meccaniche e tecnologiche. Mi seguite? Bene. Allora, vediamo ora
quelli speciali. Ctrl V, no. Ventinove. Definisci scopo e composizione di acciai legati speciali, ultima categoria. A parte rimane inossidabili, quelli sono facili. Allora, ecco qua. Vengono usati essi vengono impiegati una cosa si dà per scontato, va bene, è questa. Campo impiego. Qui si potrebbe mettere, questi sono campi di impiego, va bene, acciai per costruzione, eh? No, è la 30, la 29 la scrivo ora, perché, ok, definisci le caratteristiche, perché qui lo dà per scontato, va bene, ma io ve lo ribadisco, le caratteristiche degli acciai, oh, oh. Allora, definisci le caratteristiche degli acciai legati speciali, va bene? Sono le stesse di quelli non legati speciali, va bene? Ovvero vengono garantite certe specifiche proprietà meccaniche e tecnologiche, cioè sono acciai in cui l'utenza chiede per esplicito di garantire certe proprietà meccaniche, affinché se nella progettazione quella proprietà deve essere sposata, garantita, chiaramente la presenza della materia prima mi garantisce che quella proprietà è presente nell'acciaio, va bene? Sì, questa è la caratteristica degli speciali, va bene? Ovvero le proprietà meccaniche o tecnologiche a seconda del campo di impiego devono essere garantite e certificabili. Certificabili vuol dire se ti vendo un materiale ti garantisco un sigma rottura almeno di 700, 700 lo devo avere. Chiaro? Quindi se fa una carpenteria, la metto in un posto dove non me ne frega nulla, la metto in terra, non chiedo nulla. Fa un'armatura di cemento armato, un'armatura di cemento armato, per cui devo portare il genio civile, la certificazione di resistenza del cemento armato, a quel punto lì il ferro deve essere certificato. Minimo. Se non ha di più non avrà problemi, il problema se ne ha meno. Tutte le certificazioni sono al minimo, vero? Non sarà mai perfettamente quel valore, vorrebbe dire meno di quello non ho di sicuro. Chiaro, quindi se lo fa quello, se resiste di più meglio. Il problema nostro è la rottura. Quindi se non si rompe già è tanto, vero? Ok, questo è il campo di impiego. Come vedete sono tutti i campi di impiego, sono tutti i campi di impiego dove c'è di mezzo la sicurezza, vero? Per costruzioni meccaniche, quindi immaginate una gru, sistema di sollevamento. Mi si stronca la torre perché un materiale collassa. Avete visto che è successo a Torino, dove è cascato direttamente una torre.
un sistema di sollevamento, ha ammazzato quattro persone, ha fatto una strage. Quindi, proprietà meccaniche deve essere garantite. Certamente anche il campo di impiego deve essere quello corretto. Se io prendo una torre di sollevamento, la può lavorare non in asse, ma la può lavorare storta, è chiaro che in quel caso lì nasce le sollecitazioni e possano rovinarla. Chiaro? Poi, apparecchiatura e pressione, lo sto. È chiaro, se c'è un'apparecchiatura a pressione, mi si rompe il contenitore e esplode. Chiaro? E anche questo, le conseguenze sono sicuramente a rischio sulle persone. Cuscinetti, anche qui. Se io prendo un cuscinetto e smette di funzionare o funziona male la macchina, smette di funzionare e mi richiede una manutenzione straordinaria con un costo. Questo poi lo vedremo, i cuscinetti sono progettati a tempo. Quindi io compro una macchina, è nella regola che dopo 7 ore il cuscinetto deve cambiare. Non è eterno come l'albero motore, per dire, no? Salvo. Cioè, quando il prossimo anno andrete a dimensionare un albero, vedrete che tra parametri di progettazione non c'è il tempo. Cioè, lui deve durare eterno. Mentre andrete a progettare un cuscinetto, uno dei parametri di progettazione è la durata. Che vuol dire? Vuol dire che io, che progetto una certa durata, nel libretto di uso e manutenzione ti scrivo e dopo 8 ore lo devi sostituire. Che vuol dire? Può durare anche di più, però se a quelle ore comincia a farti rumore o ti richiedono manutenzione, non me ne puoi fare una colpa perché effettivamente è dichiarato. Chiaro? Qua ho fatto subito le uscite, con quegli aspetti, sono con la gabbia d'acciaio e gabbia d'acciaio, cambiano cosa, Per forza. cioè, lo fanno La gabbia più. d'acciaio c'ha un problema grosso, che è completamente sensibile alle vibrazioni. È chiaro? Se ti metto un cuscinetto a sfere in un campo d'utilizzo dove c'è vibrazioni anche minime, la sfera sta tranquillo di lì a breve che c'è a farti rumore. Perché si forma il cratere, piccolo anche millimetrico, ma la sfera batte sempre nello stesso punto e tu la senti. Ti fa proprio l'onda di acustica, di frequenza in base al numero di giri. Che se la frequenza è alta non la percepisci, tu lo senti, ma se entra nel campo dell'udibile tu senti proprio il tipo di rumore del cuscinetto. Vum, 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 vum. Tu senti proprio e tu sei costretto alla sostituzione. Quindi la cuscinetta a sfera va benissimo, ottimo rendimento meccanico, bassissimo efficiente di usura, però è sensibilissimo alle vibrazioni. Tant'è vero, dove c'è il campo di impiego delle vibrazioni, spesso tu usi o il rullo, che è un pochino più largo e quindi sopporta meglio, o addirittura la bronzina, che è morbida e quindi chiaramente assorbe meglio. Questo poi si vede quando si fa il disegno. Non mi capito, esatto. Allora, in ogni caso la sfera per lavorare ha bisogno di avere un anello che può essere direttamente il componente, oppure può essere un elemento del cuscinetto, l'anello interno e l'anello esterno. Comunque vada, la sfera per lavorare ha bisogno di un supporto duro, perché se no si usura. Il problema è che la vibrazione con la sfera crea certamente danni. Tant'è vero dove c'è un impiego, tant'è vero dove il numero di giri è elevato e quindi non può usare la bronzina perché ha trito radente e scalda troppo, tu lavori con il rullino, con la gabbia a rullino. Un minimo, infatti, il motore a combustione tradizionale, il numero di giri va da 3 a 5.000 giri, c'hanno tutte le bronzine. Sì, ma infatti nell'impiego motoristico, nei motori, due esempi, soprattutto dove il numero di giri sale, lì siamo costretti a usare gabbia a rulli, proprio perché non ce la fai la bronzina a reggere giri elevati, su riscalda. Ma è uguale, dipende sempre dalla vibrazione e quanto la vuoi assorbire. L'acciaio di per sé è rigidissimo. Grazie.
Ciao Elio, sono il numero dell'assistente dopo che ho comprato la vaschetta di lavoro che mi ha fatto anche qui. Tutta per il nome che chiamali da lì un po' che ti parlare, il giorno che ho bisogno di questa vaschetta. Se poi quando arriva la destra già molto alto, mi devo chiedere il mio figlio di destra. Allora, ma poi il cibabbo penso che pezzi il cibabbo. Allora bisogna vedere cosa lei ne va vogliamo fare. Io le mappe ma ragazzi a sedere. Se fosse possibile sarebbe più che lo faccia anche montare, se può vuole qualche cosa che non vuole. Ragazzi, conto fino a tre, a tre non mi c'è a scrivere. Vuole fare con tre volte. Più ne... Allora, definiamo, dopo avete finito il campo di impiego, andiamo a vedere più in dettaglio un attimo questi acciai speciali, per esempio acciai per costruzioni meccaniche. Come vedete, a parte la norma di riferimento, quelli per costruzioni meccaniche sono cosiddetti semilavorati. Eccoli qua. I famosi profilati, si diceva quando si faceva la siderurgia, no? Sono i semilavorati di partenza su cui poi eventualmente costruire le strutture meccaniche. Perché quando devo costruire un albero, ho due strade. E poi questo lo vedremo. Lo vedremo quest'anno come tecniche di produzione, il prossimo anno e poi in quinta lo vedrete all'interno di un ciclo di lavoro, quindi a successione delle lavorazioni per dare forma all'oggetto. Posso partire da un semilavorato specializzato, stampaggio o fusione, oppure da un semilavorato grezzo, non specializzato, una barra, e poi lì creare asportazione. Quindi nelle scelte strategiche dell'uno o dell'altro ci incide il volume di produzione. Chiaramente nella conoscenza delle possibilità di partenza ci incide la conoscenza tecnologica dei processi di produzione. Chiaro? Mi seguite? Quindi, l'acciaio da costruzione prevalentemente sono acciai legati speciali. Perché gli acciai da costruzione sono legati speciali? L'ho detto più di una volta, perché sono
acciai dove certe proprietà meccaniche vengono dichiarate e perché sono acciai che riescono a ricevere il trattamento termico dando risultato certo o quasi certo. Per cui se fa una tempra su un acciaio speciale legato, il risultato che ottengo è un risultato certo. Chiaro? Quindi mettiamo in domanda. Allora. Perché per le costruzioni meccaniche si utilizza acciai legati speciali perché deve essere garantita. Allora, perché deve essere garantita le proprietà meccaniche e soprattutto la capacità di subire, no, di ottenere benefici dal trattamento termico in modo certo, va bene? Quindi la certezza del risultato, e questo è il motivo. Facciamo un'altra domanda. In che forma si presentano gli acciai per costruzione? Si trovano sotto forma di profilati in dimensione standard. Va bene? Quindi gli acciai speciali per costruzione si trovano in forma di profilati standard, che sono per esempio questi. Vedete, è tutto ben misurato? Cioè, non è che questo posso fare una... L'ala è fatta da due terzi, così un terzo la parte finale, via dicendo, ok? Cioè hanno tutta una distribuzione abbastanza uniforme degli elementi, va bene? Ok? Vedete, nel caso io debba creare una barra, ho una posizione ben precisa di prelievo. Perché questo? Perché ovviamente prelevare il materiale da questa zona mi garantisce una struttura metallica particolare. Chiaro? Va bene? Quindi anche qui ho una superficie di laminazione, prelievo in questa zona. Ok? Qui vi fa vedere una cosa particolare. Bene. Allora, campi di impiego e acciai strutturali, va bene? Impieghi strutturali o impieghi ingegneristici. Come vedete, una cosa si nota subito, è che tra l'impiego strutturale e l'impiego ingegneristico, quindi un campo più spinto, cambia i numeri, sono più alti. Perché sono più alti? Perché sono i carichi di snervamento. Ovviamente il carico di snervamento nell'impiego ingegneristico deve essere più elevato. Ok? Ci siamo? Perché voi immaginatevi, se un materiale ha un sigma di rottura più alto, mi permette a parità di sollecitazione di ridurre la dimensione dell'oggetto. Ridurre la dimensione dell'oggetto vuol dire avere meno inerzia, meno problemi di movimento. Perché in meccanica, per noi, che ci muove gli oggetti, il peso è un grosso nemico.
più che peso, più che è difficile muoverlo. Chiaro? Più forte di inerzia, più sollecitazione. Qui? Va bene? Questo è il concetto. Con questo ora abbiamo abbastanza esplorato il campo di utilizzo dei nostri acciai, che riapitolando sono 4: acciai non legati speciali, acciai non legati di qualità, acciai legati di qualità, acciai legati speciali. Chiaro, queste sono le 4 categorie di acciai. Ovviamente ognuno qua dentro cambia a seconda della composizione chimica. Però le macro gruppi. Abbiamo l'ultimo tipo di acciaio, che è l'acciaio inossidabile, che è un acciaio abbastanza semplice dalla definizione. L'acciaio inossidabile è un acciaio che non si ossida, come dice la parola. Come mai non si ossida? Perché? Perché la presenza di cromo crea una sostanza della cromina, CR2O, o l'ossido cromico, che permette di fare una barriera ai successivi attacchi dell'ossigeno verso l'acciaio. E questo impedisce, ovviamente, diventa opaco l'acciaio inossidabile leggermente grazie a questa sostanza, che poi però gli fa come se fosse una barriera vernice. Però a differenza della barriera vernice, questa sostanza si lega molto bene alla struttura metallica e quindi non viene a scappare. Mentre la vernice è un supporto fisico che con il tempo, il caldo, freddo, dilata o non dilata, va. Ma la zincatura è uguale, la zincatura è comunque un coating, un riporto strutturale, chiaro, di zinco. Lo zinco, sì, l'ossido di zinco si lega alla struttura metallica in maniera molto più efficace, crea proprio un legame chimico, a differenza della vernice che crea solo una, che crea una barriera, diciamo, più fisica. Però cosa succede? Come si, piano piano, la dilatazione termica si distacca la vernice, piano piano si sbolla. A quel punto, se comincia ad attaccare la ruggine poi si diffonde su tutto il materiale per andare alla stacca. Chiaro? Certamente, fra tutti i trattamenti termici, la zincatura è quella più efficace. Trattamenti di protezione. Chiaramente, questa barriera impedisce la saldabilità. Tant'è vero che prima lo salda e poi lo fa trattare. Tant'è vero, le vasche di zincatura sono enormi, perché molte volte ci viene messo proprio manufatti già pronti all'uso. Non il semilavorato, ma ci viene messo proprio l'elemento già nella forma finale. Chiaro? C'è anche la zincatura a freddo, ma certamente molto meno efficace, perché la temperatura si aiuta a creare il legame. Chiaro? Poi questo lo farete in quinta, sistemi di protezione all'ossidazione. Va bene? Bene, allora, questo l'abbiamo detto. Bene, vai. No, 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 solamente all'esterno. La patina si forma all'esterno, poi all'interno. No, perché si riforma sempre. A contatto con l'aria, il cromo dà origine a questa sostanza, capito? Cioè, come il cromo incontra questa sostanza, l'ossigeno forma questa CR2O e che fa da barriera. Invece quell'altro no. Quell'altro non c'è il cromo. Quell'altro non c'è. Sono acciai in cui è presente una percentuale minima di cromo pari almeno al 10,5%. E un'altra sostanza di lega è cero, non mi ricordo. C'è un'altra. E non è due di, è il massimo 1,2 di carbonio. E massimo 1,2% di carbonio. Va bene, questa è la composizione. Contro V. Carattere, campo, impiego e proprietà degli acciai inossidabili
hanno, grazie alla presenza di carbonio, la capacità di formare una sostanza di protezione grazie all'ossidazione del cromo, che fa da barriera protettiva al successivo attacco. C'è lui. No, no, vai, vai. Non va in segreteria, però. Non ti nel corridoio. Schizza giù subito. Ok? Quindi qui abbiamo definito. Iniziamo nel mondo della nomenclatura, va bene? Quindi abbiamo finito quello che è la classificazione degli acciai, va bene? Andiamo a nomenclarli, a dargli un nome. Allora, fa mandare proprio, perché sennò dopo tanto te le domande questi qui. Cioè, se no non ce la può finire, mano. Se dopo magari te lo, ti do le domande, Come vengono classificati in e denominati gli acciai? E qui è la 36. Gli acciai vengono classificati e denominati rispetto a due tecniche, chiamiamole tecniche, non sono tecniche, due metodi. Punto. In dettaglio. Secondo composizione chimica. Va bene? Secondo l'impiego e secondo la classificazione chimica. Come sono classificati gli acciai secondo composizione, no scusatemi, campo impiego con una lettera e un numero. La lettera rappresenta il campo impiego e il numero il carico di snervamento da prova di trazione. 38. Quali sono i campi, le lettere che definiscono le lettere e significato che definiscono acciai secondo campo impiego? E qui avete questo, va bene? Ora vado un po', se non ce la faccio, almeno vi do comunque un materiale pronto, lo volete studiare, se no magari questo vi resta più. Eccolo qua. Queste sono le lettere, va bene? 5 lettere, S per acciai strutturali, P per incidenti di pressione, L per conduttori, E per meccanica e B per acciai altamente armati, va bene?
1, 2, 3, 4, 5. Vai, va bene? Ci siamo? Quindi, campo d'impiego, lettera e numero. Lettera, campo d'impiego, numero, cario di snervamento. Qui penso ci sia poco, va bene? Allora, come sono classificati gli acciai secondo composizione chimica? Bene, secondo metodo. Essi sono suddivisi in 4 sottogruppi in dettaglio. Questi si dividono in 4 sottogruppi. Sottogruppo 1. Acciai in cui il manganese ha una percentuale inferiore a 1%. Allora, acciai non legati, quindi dove non c'è la percentuale, si è visto prima, vero? Non legato vuol dire le percentuali degli elementi, di qualsiasi elemento non supera questo, questi valori. Chiaro? In più, il manganese, che qui è tollerato fino all'1,65, nel sottogruppo non deve superare l'1. Chiaro? Per il resto si fa riferimento a questo. Per il manganese si riduce ulteriormente questo valore. Va bene? Poi. Sottogruppo 2. Acciai. Manganese può superare 1%, concentrazione di quel elemento minore del 5%, va bene? Quindi, con tenore manganese superiore 1% e dove gli elementi di lega, anche solo uno, non supera il 5%. Ok, sottogruppo 3 sono, eccolo qua, acciai con elementi di lega in cui almeno uno supera il 5%. Va bene? Poi abbiamo sottogruppo 4. Sottogruppo 4. Acciai chiamati HS in cui abbiamo abbiamo elementi di lega con percentuali costituiti prevalentemente da prevalentemente da questo, va bene, ci possono essere anche altri elementi di lega
questo è tungsteno, questo è molibdeno, questo è vanadio, questo è cobalto. Come abbiamo visto quando abbiamo fatto le sostanze da ligazione, queste quattro sostanze, tutte e quattro, conferiscono all'acciaio la capacità di durezza a caldo, cosa richiesta negli acciai a alta velocità, quindi dove l'alta velocità genera forte quantità di calore. Con il rischio il materiale possa perdere durezza. Invece negli utensili queste proprietà vengono esaltate. Va bene? Quindi, ora noi abbiamo fatto questo, ora andiamo a vedere uno per uno come si chiamano e come si riconoscono. Va bene? Facciamovi un esempio. Partiamo da qui. Ctrl V. '39 esplicita la nomenclatura seguente: due punti S200. Allora, acciaio per impiego strutturale. Tra parentesi ci potrei mettere acciaio legato speciale, va bene, con carico innervamento 200 newton su millimetro quadro, va bene. Ctrl C, facciamo un altro. Ctrl V e 350, acciaio per impiego per costruzioni meccaniche, acciaio legato speciale con carico di sbavamento 350. Va bene? Ci siamo? Avanti. Cominciamo da questo, andiamo avanti. Definisci le caratteristiche della nomenclatura degli acciai classificati per composizione chimica appartenenti al sottogruppo 1 e sono. Essi sono definiti con la lettera C e un numero. La lettera C rappresenta la presenza del carbonio come elemento di lega, il 40 rappresenta il valore moltiplicato per 100 che mi dà la percentuale di carbonio, vero? Quindi se 40 moltiplicato per 100 della percentuale di carbonio, mi arriva la percentuale di carbonio, devo dividere per 100 e quindi fa 0,4%. Va bene? Ci possono essere sostanze che possono essere anche in fondo altre lettere. Facciamo così. Mettiamolo qui. Nella nomenclatura
altre lettere in fondo, vedo qui 40 è una lettera. In questo caso cosa rappresentano? Lettere, eccole qua. Va bene? Queste qua. Ok, e queste le metto avanti, almeno non vi danno noia. Sì. 40. Questo è acciaio non legato con percentuale di carbonio dello 0,4% con tenore di manganese inferiore all'1% e con altri elementi di lega con percentuale inferiore ai minimi riportati nella tabella. E questa, va bene? Sembra pallosa sta roba, ma non è poi, cioè, vi servirà, magari manca a me fa più meccanica, però ce la fa anche questa, soprattutto va fatta bene, se si fa, se non si fa, se si deve buttare là tanto per fare, a me mi garba farla in maniera schematica, riportata sotto, va bene? E questi sono valori minimi che non superano, se no non può stare lì, però, cioè siete sicuri che gli elementi di lega non superano questi valori, al momento vedete 140, state certi che se ci sono elementi di lega, questo valore, questi valori minimi non li devi superare, va bene? Eccoli. Ok? Manca l'ultima domanda, poi vi lascio. Allora, per l'ultima volta, per lunedì mi manca da fare i tre sottogruppi, ce la dovrei fare, dai. Ho da farvi i tre sottogruppi rimanenti e ho finito. Se finite il ripasso, sei pronto per i compiti di mercoledì. Quando è venerdì o mercoledì? Bene. Dubbi? Avete dubbi? Nulla? Tutto chiaro?